Eccoci qua di nuovo da Sandokane, ho messo un po' le mani sulla mia Armageddon. Questa non è una mongoose, ve lo dico subito, gli adesivi li ho messi io e l'ho anche dipinta. E era una Kay Favor, di cui ho praticamente ottenuto solo il telaio. Tutto il resto è stato cambiato, tutto, proprio tutto. Ah, forse una cosa, i freni sono rimasti perché sono di Shimano MT-200. Ma va bene, perciò finché non sono da ripristinare con l'olio tengo questi, poi in futuro quando cominceranno a perdere, a diventare spugnosi metterò su qualcosa di meglio, ma per il momento va più che bene. Allora qua come vedete è una fetta d'avventura che ho allestito io. E porto un Shimano XT 1142 con una corona da 28, ok, corona frontale da 28, e perciò è fluida nel pedalare, nessun problema, e se pestate fa anche i 30, non è che sia una bici che va, se andate i 30, se pestate le fate i 30, non fate i 40, non fate i 50, ma comunque in velocità media se avete gamba anche 20-25, ok? Perciò per viaggio 20, lungo viaggio 20, 15-20. Va ovunque, è confortevole, porta un drop con leva sotto la sella, leva sotto la sella ed è ammortizzato questo drop della Exa, ok, ed è ammortizzato. Ho cambiato la sella, come vedete ho rimesso la WTB che avevo prima sulla full, che ho eliminato perché non riuscivo, cioè era troppo pesante da andare in giro. Adesso troverò un'altra soluzione, era anche complicato, anche se ci ho speso molti soldi non faceva per me proprio il stile di bici. Vedrò in futuro di trovare qualcosa di più semplice, magari non full ma solo ammortizzato davanti. Allora, come vedete adesso ho un allestimento light packing, ok, davanti sul rack della Topeak ho messo questa borsa della Daon che funge anche da frighetto, perciò va benissimo per anche portare dalle birre a qualsiasi cosa. C'è anche la sua cover per la pioggia. Dietro abbiamo le due sacche stagne con il porta borse apposito per sella, che va bene sia per Dorazer che per Cage, e porta fino a 5 kg e va bene per 5 kg, 3 diciamo, dai, porta fino a 3 kg e va benissimo per queste due borse piccole per mettere oggetti così veloci. Ho messo questa borsetta qua della ULAC, carine, molto molto curate, non costose, e hanno delle colorazioni interessanti. Qua abbiamo i dom cage per le borracce che sono estraibili, perciò in eventualità potete anche mettere dei sacopelli, delle robe insomma piccole, una piccola tenda, un piccolo qualcosa lì che si infila, un sacchettino con dentro della cosa o degli attrezzi con l'apposito cage. Ed eccoci qua ragazzi, che abbiamo praticamente detto tutto. Qua portiamo due super luci, vi dico subito anche la marca, ok? Questa è una luce super potente che dura l'eterno, adesso non so se... e vi dice anche le ore che dura, è una cosa incredibile. Adesso per esempio con questa modalità dura 11 ore e siamo a metà batteria, poi modalità inferiore 1 ora 37, modalità più potente 29 minuti. Vi dice la potenza, qua è 2000 lumens, invece prima eravamo a 100 lumens, 500 lumens, 2000 lumens, avanti a varie
attività, lampeggio, SOS, e torniamo alla movimenta normale. Waterproof e anche ricaricabile, e funge anche da power bank, ok? All'apposita uscita per fare da power bank. Qua abbiamo un'altra luce, eccola qua, anche questa molto interessante. Questa luce è della, lo dico subito perché sono mezzo cieco, Swirling Shark, okay. Anche questa waterproof, entrata per la carica USB-C e uscita per la carica di altri dispositivi come telefono USB, ok? Classica. Questa ha, vi dice quanto resta la batteria, le varie funzioni, eccole qua, e anche l'attenuatore, lampeggio e basta, ok? E questa è tutta qua. Questa non ha il flasso, no, ok, perfetto, benissimo. Allora vi faccio vedere un po' la bici da vicino, ok? Faccio vedere la bici da vicino, faccio, prendiamo questo e andiamo a vedere un po' i particolari. Qua portiamo un Surly, ok? Surly originale, corner bar in acciaio, questo è in acciaio, pesicchia, ma ne vale la pena. Qua abbiamo un Topeak Tetrarack, come vedete, ok? È di M1 mi sembra, spero di non sbagliare. Qua tutto il paint job l'ho fatto io, sella VTB con drop ammortizzato, ok, a molla. Oggi piove, perciò niente video da fuori. Una bella sberla di gomme, queste sono gomme comunque che vanno bene in off-road e anche gravel, ma che sono anche scorrevoli in strada. Questo disegno le rende molto più scorrevoli di quelle aggressive per off-road. Se volessi fare un off-road aggressivo, comunque ho anche le altre Kenda per Kenda, mi sembra, sono sicuro, sì, Kenda, anche quelle altre molto più aggressive. In questo caso, visto che le uso misto, ho le Kenda Gigas, molto molto scorrevoli su strada, ovviamente lavorando sulle pressione, ok? Eccoci qua ragazzi, qua vabbè, della Wego, devo dire, bei pedali. Questi sono flat, ho la possibilità anche di montare altri pedali, ma intanto li tengo flat perché in città è impossibile guidare con gli agganci, vi buttano per terra. Qua in Cina avete gente che vi passa, vi fa i fili, vi taglia la strada ogni secondo, perciò in città è improponibile guidare con gli agganci, fuori città ok. Allora vi saluto con questo video con l'Armageddon, e poi ve ne farò vedere uno con molte più con più borse, perché questo aggancio è della Rhino Walk, e vi farò vedere una borsa apposta della Rhino Walk per questo aggancio porta borse, ok? Ci vediamo al prossimo video, ciao ciao, e vi saluta anche l'Armageddon, ciao ciao.